Per quasi 6 anni, la battaglia dell'Atlantico si combatté su 10 milioni e mezzo di miglia quadrate, ma fu decisa nel terzo più a nord. La posta in palio, la sopravvivenza della Gran Bretagna. Nel settembre del 39, la Germania aveva in dotazione 56 U-boat, di cui 10 non operativi e solo 22 in grado di combattere nell'Atlantico. Nella Prima Guerra Mondiale, i convogli mercantili avevano resistito ai sottomarini tedeschi. Un nuovo dispositivo per la localizzazione subacquea, chiamato ASDIC, e lo sviluppo di bombe da profondità più efficaci, con camere di lancio multiple, avevano accresciuto la capacità difensiva delle scorte navali. Gli U-boat non sembravano una grande minaccia, molto più temuti erano i potenti vascelli di superficie tedeschi. L'illusione che gli U-boat fossero un'arma spuntata fu presto spazzata via. Poche ore dopo la dichiarazione di guerra, la nave di linea Athenia fu silurata. Nelle 6 settimane successive, i sommergibili tedeschi affondarono la portaerei Courageous e la corazzata Royal Oak. Nel primo mese di guerra si registrarono diversi affondamenti nell'Atlantico. Ma ciò nonostante la minaccia degli U-boat non era ancora chiara a tutti. La svolta si ebbe nel mattino del 14 ottobre, quando l'U-boat 47 scivolò nella baia di Scapa Flow e affondò la corazzata Royal Oak. In 15 minuti morirono 833 uomini. Fu un colpo durissimo per l'opinione pubblica e i vertici militari. Gli U-boat non potevano più essere sottovalutati. 17 U-boat cominciarono a bersagliare le navi mercantili nell'Atlantico. La tattica dei convogli navali fu messa in crisi. Dovevano adeguarsi alla velocità dei vascelli più lenti e con il mare agitato era difficile mantenere l'allineamento. Anche nelle condizioni migliori, alcune navi rompevano lo schieramento e gli scarichi dei fumaioli le rendevano visibili anche in piena notte. Inoltre, fino all'agosto del 40, quando furono organizzati i primi convogli lenti, le navi con velocità inferiore ai 9 nodi viaggiavano da sole. Nel 39, la Marina britannica poteva fornire in media solo 2 navi di scorta per convoglio, e nessuna con un raggio d'azione superiore alle 500 miglia dalle coste inglesi. Il 15° gruppo del comando costiero pattugliava l'area dell'Atlantico, ma i suoi 5 squadroni di aerei ed idrovolanti non bastavano a compensare le carenze della marina. Nel 1939 il comando costiero era sottovalutato rispetto al comando bombardieri e al comando caccia. Doveva adattarsi con velivoli diversi e in numero ridotto. Aveva in dotazione l'Anson, l'Hudson, il Wellington e il Whitley. Come idrovolanti c'erano il Sunroom, lo Stranraer e in London, mentre l'unico aero silurante era un Wildebeest ormai obsoleto. La scarsità dei mezzi nei primi 9 mesi di guerra costrinse a impiegare biplani Tiger Moth e Hornet per i pattugliamenti costieri. L'ammiragliato temeva le grandi navi da guerra tedesche. Il grande ammiraglio Erich Raeder, comandante in capo della marina tedesca, ammise che in incursioni di superficie le sue navi potevano risultare devastanti.
Nell'agosto del 39 le corazzate da Scabili, ammiraglio Graf Spee e Deutschland, poi ribattezzata Lützow, salparono verso l'Atlantico. Dopo aver affondato 9 mercantili in 4 mesi, la Graf Spee fu circondata da uno squadrone della Royal Navy nel Rio della Plata e colata a picco dal suo equipaggio. Un idrovolante decollato dall'incrociatore Ajax confermò l'impiego di granate. Alla fine del 39, nell'Atlantico, le navi da superficie tedesche avevano affondato 15 mercantili e un incrociatore mercantile armato, gli U-boat ben 114 navi da trasporto. Ma era solo l'inizio di una durissima battaglia. In seguito alla campagna di Norvegia, tra l'aprile e il maggio 1940, la Home Fleet inglese fu dislocata nel Mare del Nord per contrastare le corazzate nemiche, mentre flottiglie pattugliavano la costa e setacciavano la Manica in cerca di U-boat. Entro l'estate del 40, la media delle navi di scorta ai convogli atlantici era scesa ad 1,8. Durante la prima parte della Seconda Guerra Mondiale, le scorte ai convogli erano minime. Per questo ne perdemmo così tanti. Non li vedevamo arrivare, altrimenti li avremmo attaccati. Altre volte li intercettavamo o ci veniva comunicato che il convoglio era seguito da una squadriglia di sottomarini. Ma finché non li avvistavi, non potevi fare nulla. La calma relativa dei primi 5 mesi di guerra nell'Atlantico fu dovuta alle condizioni del tempo e soprattutto all'impiego di molti U-boat nell'invasione di Danimarca e Norvegia. Tra gennaio e febbraio, 85 navi furono affondate. Tra marzo e maggio, solo 43. A giugno, in compenso, gli U-boat tornarono in forze, colando a picco ben 58 mercantili. Tra luglio e ottobre ne affondarono altri 217. I comandanti degli U-boat variavano spesso la tattica. Con la strategia di attacco in immersione della Prima Guerra Mondiale, l'avvistamento dei convogli era affidato al caso. In superficie, i sommergibili tedeschi si spostavano a quasi 20 nodi. Potevano così attaccare di sorpresa in piena notte con relativa facilità. In prossimità della costa, i convogli erano scortati da motopescherecci armati del servizio di pattuglia della Marina. Infatti, non si era al sicuro neanche dopo l'attraversamento dell'Atlantico. Nella navigazione lungo le coste, il pericolo erano le mine, gli U-boat e gli aerei nemici. Ho attaccato convogli nel Mediterraneo con il 77° squadrone bombardieri. Quando questo fu in gran parte distrutto, i due squadroni furono fusi e fui destinato all'unico squadrone di aerosiluranti rimasto, il 26°. Attaccavamo i convogli provenienti dall'Inghilterra e dall'America, che portavano rifornimenti ai russi sul fronte orientale. Fermarli era il nostro compito prioritario. Non sparavamo a casaccio. Quando ci avvicinavamo di notte, la nave attaccata cercava di colpirci con i cannoni di bordo, mirando alle nostre luci. Speravano di dissuaderci, ma noi attaccavamo con i siluri. E se un siluro centrava una nave, era spacciata. Negli ultimi mesi del 40, la nuova minaccia si chiamava Branco di Lupi, una squadra di sommergibili che convergeva su un unico convoglio. A settembre, diversi convogli furono attaccati a nord-ovest dell'Islanda da 10 U-boat, 16 le navi affondate. Tra il 16 e il 17 ottobre, il convoglio SC-7, salpato dalla Nuova Scozia, fu intercettato da 7 U-boat. Dei 35 mercantili, solo 15 se ne salvarono,
nonostante la copertura aerea dei Sunderlands del comando costiero. La capitolazione della Francia nel giugno del 40 aprì alle navi da guerra e ai sommergibili tedeschi i porti sull'Atlantico. Ora gli U-boat potevano pattugliare le rotte dei convogli ben oltre il raggio d'azione delle scorte britanniche. La Francia occidentale era una preziosa base anche per la Luftwaffe. Nonostante le limitate risorse, l'aviazione britannica diede il suo contributo difensivo. Nel gennaio del 40, due navi del convoglio OA-80 furono affondate dall'U-55, ma la scorta aeronavale gli inflisse danni pesantissimi, spingendo il comandante ad autoaffondarlo. Non so quanto fosse efficace, ma avevamo una scorta aerea. I ragazzi della Fleet Air Arm, l'aviazione di marina, facevano miracoli. Ed anche quelle navi che chiamavamo mini portaerei, che inviavano i ricognitori ad avvistare gli U-boat, ci erano di grande aiuto. Raid antisommergibili erano lanciati dalle basi in Cornovaglia, Galles e Irlanda del Nord, verso il Golfo di Biscaglia e l'Atlantico. Di tanto in tanto avvistavano un U-boat in superficie che andava o tornava dalla sua base. In caso di attacco, il nemico sfuggiva in immersione rapida. Perlustravamo le acque, sperando di stanarli e avvistarli prima che attaccassero il convoglio. Abbiamo avuto le nostre vittorie. Beh, se pensate che affondammo 23 U-boat in 21 mesi. Ma per quanto le scorte fossero efficienti, non potevamo difendere tutte le navi. Era tremendo quando vedevamo una nave saltare in aria. Voleva dire che si erano avvicinati senza che li avvistassimo. Ed era un colpo terribile. Restavamo a guardare le navi che affondavano, senza poter far nulla. I tedeschi impiegavano nell'Atlantico il Focke Wulf Condor, che con un raggio d'azione di 800 miglia sopravanzava nettamente le scorte aeree britanniche. Oltre ad avvistare i convogli per i sommergibili, i Condor potevano attaccare gli obiettivi più vulnerabili con il proprio armamento di 1750 kg di bombe. Nel 40 affondarono 11 navi, oltre a danneggiare gravemente il transatlantico Empress of India, che fu poi finito da un U-boat. Negli ultimi tre mesi del 40, le navi da guerra tedesche tornarono in forze nell'Atlantico. Il 27 ottobre la terza corazzata tascabile, ammiraglio Scheer, salpò dalla Germania sfuggendo all'accerchiamento aeronavale britannico. Dopo aver affondato un mercantile il 5 novembre, intercettò un convoglio difeso solo dall'incrociatore Jervis Bay, i cui sei cannoni furono immediatamente resi inoffensivi. La nave, un mercantile riconvertito alla difesa, si sacrificò per salvare il convoglio. Solo 5 vascelli furono affondati. Entro la fine dell'anno, la seconda fase della guerra navale tedesca fece segnare 17 affondamenti. In totale, durante il 1940, furono 1059 i mercantili distrutti nell'Atlantico. I 22 milioni di tonnellate di cibo che affluivano in Gran Bretagna prima della guerra si erano quasi dimezzati. Ma c'erano anche segnali incoraggianti. Dopo la resa della Danimarca, in aprile, gli inglesi avevano occupato le isole Faroe e l'Islanda, da cui controllavano le rotte atlantiche settentrionali. 5 mesi dopo, in cambio della concessione di basi militari a Terranova e nelle Indie occidentali, gli Stati Uniti fornirono alla Gran Bretagna 50 aerosiluranti di vecchio modello per compensare la carenza di mezzi di scorta. Inoltre,
La RAF cominciò a bombardare i moli degli U-boat e a distruggere gli impianti per la produzione di olio sintetico, un contributo indiretto ma fondamentale alla battaglia dell'Atlantico. All'inizio del 1941, la minaccia di invasione della Gran Bretagna sembrava rientrata, ma il programma di costruzione degli U-boat era stato incrementato e i Condor continuavano a colpire. A febbraio, 6 Condor attaccarono un convoglio salpato da Gibilterra affondando 6 navi. Se gli U-boat distrussero 60 mercantili tra gennaio e febbraio, i Condor arrivarono a 47. C'erano poi i bombardieri Junker 88 e Heinkel 3, che ora decollavano da basi francesi. Il bimotore Junker 88 era impiegato dallo Stato Maggiore della Luftwaffe tedesca come caccia per missioni notturne, bombardiere, bombardiere in picchiata e aerosilurante. Oltre al pilota, imbarcava un navigatore, un operatore radio e un artigliere. Io e il navigatore guardavamo avanti ed eravamo seduti schiena contro schiena con gli altri due, che controllavano ognuno una mitragliatrice di coda da 13 mm. Il loro compito era segnalarci la presenza di caccia nemici e cercare di colpirli in caso di attacco. A partire da marzo, con il patto Land-Lease Bill, gli americani incrementarono i rifornimenti. Il mese dopo, le basi aeronavali in Islanda divennero finalmente operative e altre se ne aggiunsero sulla costa canadese. A luglio, la Marina degli Stati Uniti cominciò a svolgere compiti di scorta ai convogli nell'Atlantico occidentale. Un altro importante risultato fu conseguito dalla scuola di decodificazione di Bletchley Park. Decifrando i codici della Marina tedesca, era possibile intercettare le comunicazioni con gli U-boat. Nel tentativo di migliorare la copertura aerea dei convogli, furono introdotte le camship, mercantili con una catapulta per aerei. Durante tutto il 1941 ne entrarono in servizio 5, di cui una fu affondata quasi subito. Ognuna imbarcava un solo aereo, Sea Hurricane o Fulmar, affidato ad un pilota dell'aviazione di marina. Le CAM erano navi dotate di una catapulta con cui si poteva lanciare un Hurricane o un altro vecchio modello d'aereo. A differenza degli idrovolanti che decollavano da corazzate o incrociatori, questo non poteva essere recuperato, era un'arma da impiegare una sola volta. Dopo, il pilota tentava l'amarraggio o si paracadutava. In ogni caso l'aereo andava perduto. Nel settembre 1941 entrò in servizio l'MAC, un mercantile portaerei. L'Audacity, una nave con ponte di decollo, era in grado di trasportare 6 caccia Grumman Wildcat, che gli inglesi chiamavano Martlet, Merlotto. A differenza degli aerei catapultati, poteva decollare e atterrare. I suoi caccia abbatterono un Condor, ma già a dicembre l'Audacity fu silurato. Presto altri MAC entrarono in servizio. Nel 1941 gli aerei britannici potevano spingersi a 700 miglia nell'Atlantico dal Canada, dall'Irlanda del Nord e dalla costa occidentale della Scozia e a 400 miglia dall'Islanda. Rimaneva il cosiddetto gap aereo al centro dell'Atlantico, ma anche nelle aree raggiungibili la copertura dell'aviazione era molto carente. Un barlume di speranza si ebbe con la fornitura al comando costiero di 10 versioni da ricognizione del B-24 Liberator. Col tempo avrebbe assunto un ruolo decisivo. Così come l'idrovolante Catalina, che fu messo a disposizione della RAF nel marzo del 1941. L'idrovolante Catalina dell'American Consolidated entrò in servizio presso il comando costiero nel marzo del 1941, proprio in tempo per l'operazione Bismarck. Nel corso della Seconda Guerra Mondiale la RAF impiegò più di 650 Catalina. Aveva una velocità di 300 km orari e un enorme raggio d'azione, ben 3.750 miglia.
Poteva sganciare sia bombe che cariche di profondità e, come l'idrovolante Sunderland, fu protagonista di gran parte degli attacchi a U-Boat durante la battaglia dell'Atlantico. L'allarme scattò il 20 maggio 1941. La nave da guerra tedesca Bismarck aveva passato lo stretto di Skagerrak tra la Danimarca e la Svezia. Aerei ricognitori decollarono immediatamente dalle basi britanniche per setacciare le coste norvegesi. Il giorno dopo, un pilota del comando costiero avvistò la Bismarck in un fiordo vicino Bergen, nel sud della Norvegia. Il 22 maggio, sei bombardieri Whiteley e sei Hudson tentarono vanamente di raggiungerla, nonostante il tempo pessimo. A sera, quando le nuvole si diradarono, un mezzo dell'aviazione di marina trovò il fiordo, ma era vuoto. La Bismarck aveva preso il largo. La Bismarck era stata descritta dal comandante della flotta sovietica del Baltico come una fortezza galleggiante, con una capacità di fuoco nettamente superiore alle corazzate tascabili che avevano causato tante perdite nel 1939. A pieno carico stazzava 52.000 tonnellate, con 2.300 uomini d'equipaggio. La velocità era 28 nodi, ma poteva anche raggiungere i 34, perciò era decisamente più veloce anche di alcuni cacciatorpediniere. L'armamento principale era costituito da cannoni da 207 mm, quello secondario da pezzi da 150. La sua presenza nell'Atlantico era una seria minaccia. In condizioni di scarsa visibilità, per tutto il 23 maggio, staffette di Sunderland, Catalina e Hudson perlustrarono la costa norvegese e l'Atlantico settentrionale senza successo. Al tramonto e sotto una tempesta di neve, l'incrociatore Suffolk avvistò la Bismarck e l'incrociatore pesante Prince Eugen, mentre solcavano lo stretto di Danimarca tra l'Islanda e la Groenlandia. Il Suffolk riuscì a seguire le navi tedesche per tutta la notte. All'alba fu raggiunto da un Hudson e da un Sunderland. Nel frattempo, la corazzata Principe di Galles e l'incrociatore da battaglia Hood puntavano ad intercettare il nemico all'alba del 24 maggio. Il pilota del Sunderland avrebbe riferito l'esito dello scontro tra le quattro navi. Hood fu affondato e il Principe di Galles si nascose dietro il fumo, non prima però di aver danneggiato i condotti del carburante della Bismarck. Nel corso del pomeriggio, le due navi tedesche si separarono. La Prince Eugen si addentrò nell'Atlantico, mentre la corazzata puntò verso Saint-Nazaire, sulla costa atlantica francese. Alle 3 del mattino del 25 maggio si perse ogni contatto con la Bismarck. All'ammiragliato si ipotizzava che avesse invertito la rotta o puntato verso la Francia. I Catalina rimasero in volo per più di 20 ore, setacciando senza successo l'oceano per tutta la notte e il giorno del 25 e 26 maggio. Poi la fortuna arrise agli inglesi. L'ammiraglio Gunther Lutyens inviò un lungo messaggio radio a Berlino per annunciare l'affondamento della Hood. La posizione della Bismarck fu immediatamente individuata. Un ulteriore scambio di messaggi tra Berlino e Atene fu decifrato a Bletchley Park. Avevano scoperto la destinazione della corazzata tedesca. Scattava la corsa per intercettare la Bismarck prima che potesse rientrare nella copertura aerea del Golfo di Biscaglia. La portaerei Ark Royal stava già risalendo verso nord da Gibilterra per unirsi all'inseguimento. Nel pomeriggio del 26 maggio, nonostante il mare agitato e la scarsa visibilità, fece decollare i suoi bombardieri aerosiluranti Swordfish. Localizzarono la nave tedesca e la attaccarono. Solo due dei 13 siluri colpirono la Bismarck. Ma uno centrò in pieno il governo del timone. Per tutta la notte la nave girò a vuoto, ormai priva di controllo. Il mattino dopo, il 27 maggio, la Marina britannica le dette il colpo di grazia. L'aviazione aveva avuto un ruolo decisivo nella caccia. Senza il suo apporto, la Bismarck avrebbe raggiunto Saint-Nazaire e continuato a minacciare i convogli atlantici. La fortuna arrise agli inglesi. L'ammiraglio Gunther Lutyens inviò un lungo messaggio radio a Berlino per annunciare l'affondamento della Hood. La posizione della Bismarck fu immediatamente individuata. Scattava la corsa per intercettarla prima che potesse rientrare nella copertura aerea del Golfo di Biscaglia. La Bismarck fu centrata da due siluri.
Il biposto Swordfish era un aereo con notevoli qualità. Entrò in servizio nel 1936 e fu impiegato per gran parte della guerra. Poteva trasportare un siluro da 730 kg o l'equivalente in bombe e mine. La velocità era di poco superiore ai 250 km orari, decisamente lento per un aereo, ma risultò ugualmente efficace nell'operazione Bismarck. Consapevole che il taglio dei rifornimenti poteva minare lo sforzo bellico britannico, il 9 marzo 1941 Winston Churchill dichiarò: «Dobbiamo passare all'offensiva contro gli U-boat e i Focke-Wulf». L'entrata in guerra degli Stati Uniti nel dicembre 1941 aprì agli U-boat il fronte della costa orientale nordamericana. Nella notte tra il 13 e il 14 gennaio 1942, l'U-123 centrò due navi cisterna che si stagliavano contro la skyline di New York. Tre giorni dopo, 375 miglia a sud di Capo Hatteras, lo stesso U-boat affondò un mercantile e una nave cisterna. I mercantili americani continuavano a navigare con tutte le luci di posizione. Almeno 20 U-boat conversero sulla costa orientale. Solo nel gennaio del 42 furono 40 le navi affondate nell'Atlantico occidentale. Nel mese successivo gli U-boat si spostarono a sud, verso la Florida, dove continuarono a mietere vittime. A marzo gli americani cominciarono ad organizzare convogli navali. Entro luglio le perdite sulla East Coast si sarebbero ridotte a 3. Ma fino ad allora gli U-boat avevano affondato ben 505 mercantili. Ricordo che fummo silurati alle 7:20 del mattino. Due siluri ci aprirono in due la chiglia. Affondammo in 55 secondi. Corsi al boccaporto. Fortunatamente la paratia era aperta. Fu un caso, perché durante le operazioni il portello doveva restare chiuso. Ma grazie a Dio era aperto. Fu quello a salvarmi. Nuotai verso un relitto. C'erano già tre marinai aggrappati. Uno andò giù dopo poco, e poi toccò a un altro. Eravamo rimasti in due. Stavamo così vicini che potevamo toccarci. A un certo punto disse quel ragazzo: «Non ce la faccio più». E lui: «Non lasciarti andare, stanno venendo a salvarci». Mi girai e vidi la scialuppa che arrivava, ma furono le sue ultime parole. Era andato. Fummo recuperati in 15 e 5 morirono appena saliti a bordo. Ci dissero che l'U-boat fu affondato da uno Swordfish un paio d'ore dopo. Nel 42 l'ammiraglio Carl Dönitz, comandante della flotta sottomarina tedesca, aveva calcolato che affondando ogni mese 800.000 tonnellate di naviglio alleato, la vittoria sarebbe stata certa. I tedeschi si fermarono sotto le 650.000. Non era il trionfo auspicato da Dönitz, ma bastò a frenare l'invio di truppe attraverso l'Atlantico. Raggiunse l'Inghilterra solo un quinto delle divisioni salpate da Canada e Stati Uniti. Una delle mosse decisive della reazione alleata fu l'attacco ai porti sull'Atlantico. Il 21 ottobre, 24 bombardieri B-24 dell'ottava armata aerea americana decollarono dalle basi inglesi, diretti a Lorient. Prima della fine dell'anno, in 9 incursioni successive, 243 tra B-17 e B-24 avrebbero attaccato questo porto. Altri 68 avrebbero bombardato Brest, 176 Saint-Nazaire e 31 La Palisse. Gli Stati Uniti entrarono in guerra utilizzando la tattica dei raid diurni con bombardieri pesanti. L'ottava armata aerea dislocata in Inghilterra nel 1942 aveva in dotazione i B-17, che potevano volare a 510 km orari e a 25.000 piedi di quota, portando più di 2 tonnellate di bombe. E i B-24, che avevano una velocità di 480 km orari, volavano a 25.000 piedi e con una capacità di carico di 3 tonnellate e mezzo.
Entrambi avevano un raggio d'azione di 2000 miglia. Gli attacchi nell'Atlantico occidentale si erano complicati. Dönitz decise di sfruttare l'area a sud della Groenlandia, che non poteva essere coperta da aerei con base a terra, ed era stata soprannominata con amara ironia dagli equipaggi dei mercantili lo Stretto dei Siluri. Entro le prime settimane del 43, circa 112 dei 240 U-boat disponibili operavano nell'Atlantico. La tattica del branco di lupi era una minaccia sempre più concreta. Il momento decisivo della battaglia era arrivato. Tra il novembre del 42 e l'aprile del 43, le portaerei di scorta e i gruppi di supporto britannici furono dislocati a difesa dei convogli americani diretti in Nord Africa. In queste settimane, l'aviazione fece segnare importanti successi. Il 9 febbraio del 43, un Catalina del 202° squadrone localizzò e spinse in trappola un U-boat in immersione. Il 25 marzo una fortezza volante del 206° affondò l'U-489 e pochi giorni dopo due Sunderland del 461° misero fuori gioco l'U-106. Dovevamo fare i conti con i velivoli decollati dalle portaerei. Poi c'era lo Swordfish, un biplano ormai antiquato, ma con una velocità d'atterraggio molto bassa, che lo rendeva ideale per le portaerei. Si rivelò un'arma micidiale contro i nostri U-boat. Quando attaccavamo, di solito, ci trovavamo di fronte i Wildcats, caccia americani abbastanza lenti da poter decollare ed atterrare su portaerei. Ogni duello poteva essere l'ultimo. Bisognava eseguire manovre difensive, salendo e scendendo di quota, virando continuamente da sinistra a destra. Dopo una di queste missioni, fui costretto ad un ammaraggio nei pressi di alcune isole. Non credevo che ce l'avremmo fatta. Un'elica era quasi andata e un motore faceva vibrare terribilmente l'aereo. Potevamo soltanto sperare che non cedesse mentre eravamo ancora in volo. Nel marzo del 43, 120 navi alleate furono affondate. L'ammiraglio ammise: i tedeschi non sono mai arrivati tanto vicini a distruggere le linee di comunicazione tra il nuovo e il vecchio mondo. Fu l'ora più buia, ma presto le portaerei di scorta e i gruppi di supporto tornarono nel Nord Atlantico dall'Africa. La marea cominciava a cambiare. Furono intrapresi passi decisivi per chiudere il gap aereo nel centro dell'Atlantico. Nell'aprile del 43 entrarono in servizio 41 Liberators con un raggio molto superiore. Decollando dall'Irlanda del Nord, dall'Islanda e da Terranova, garantivano copertura aerea su tutte le rotte dei convogli. In quello stesso mese, tre portaerei di scorta, ognuna che imbarcava tra i 18 e i 24 velivoli, furono lanciate nella battaglia dell'Atlantico. Prima della fine dell'anno ne sarebbero entrate in servizio altre 28, ma poche ebbero un ruolo operativo. Tra il 28 aprile e il 6 maggio, un convoglio diretto ad est, l'ONS-5, scortato da due gruppi navali ed aerei a lungo raggio, ingaggiò un violento scontro con 42 U-boat. Per l'ammiraglio Sir Max Horton, comandante in capo del fronte occidentale, questo episodio segnò una svolta nella battaglia dell'Atlantico. I tedeschi affondarono 12 mercantili, ma persero 6 sommergibili, di cui uno colpito da un idrovolante. Altri 12 furono seriamente danneggiati. Durante l'aprile del 43, gli U-boat affondarono navi per 245.000 tonnellate, ma persero 15 dei loro vascelli. A maggio il tonnellaggio scese a 165.000 con ben 40 U-boat distrutti. A giugno il rapporto era 18.000 tonnellate contro 17 sommergibili. Di fronte a queste perdite, Dönitz fece rientrare gran parte degli U-boat nel Golfo di Biscaglia.
In quelle acque potevano sfruttare gli ultimi modelli di siluro autoguidato, i migliori sistemi radar e soprattutto la copertura dei caccia. Con molte delle scorte alleate destinate alla copertura degli sbarchi in Normandia, nel mese di luglio gli U-boat affondarono 123.000 tonnellate di naviglio. I tedeschi cercavano di attirare in trappola gli ignari piloti alleati, sommergibili armati con due quadruple batterie antiaeree da 20 mm e una da 37, navigavano in superficie in pieno giorno. Questa tattica fu abbandonata dopo che una squadriglia di Bow Fighters distrusse l'U-441 il 12 luglio. Nell'autunno del 43 i branchi di lupi tornarono a colpire nell'Atlantico. Il 19 settembre due convogli furono intercettati da 19 U-boat a sud dell'Islanda. Un gruppo di supporto accorse in loro aiuto. Tre navi della scorta e sei mercantili furono affondati, ma gli aggressori vennero respinti con la perdita di due U-boat, uno centrato da un siluro autoguidato lanciato da un Liberator. Gli altri due furono gravemente danneggiati. A ottobre gli alleati ripresero l'iniziativa. Il convoglio SC-143 perse solo due navi contro tre U-boat affondati. In tutto il mese furono 23 i sommergibili tedeschi distrutti. Nel 43 molti bombardieri pesanti erano stati adibiti a missioni di supporto nella campagna antisommergibili. Dopo la conferenza alleata di Casablanca, in gennaio, le forze aeree anglo-americane cominciarono ad attaccare i moli dei sottomarini, i cantieri navali e le fabbriche, nel quadro dell'offensiva combinata dei bombardieri. Tra il 14 gennaio e il 6 aprile, il comando bombardieri della RAF inviò 3.170 missioni contro Saint-Nazaire e Lorient. Nell'intero anno, 1.135 bombardieri pesanti americani attaccarono da basi inglesi i porti di Brest, Lorient, Saint-Nazaire e La Palisse. Nel gennaio del 1943, l'ottava armata aerea americana cominciò a bombardare la Germania partendo dall'Inghilterra. Era quindi necessario coordinare le azioni con la Royal Air Force. Quello stesso mese, alla conferenza alleata di Casablanca, fu delineato il piano di bombardamenti combinati della Germania. L'obiettivo era la distruzione e neutralizzazione dell'industria tedesca, soprattutto quella aeronautica, e della catena di produzione dei sottomarini. La gran parte della campagna di bombardamenti si concentrò sulla Germania, ma i metodi di produzione degli U-boat erano cambiati. Fino a quel momento gli scafi erano stati costruiti nei moli, mentre motori e altri componenti erano trasportati e montati sul posto. Ora gli scafi erano prefabbricati negli stabilimenti dell'interno e assemblati nei porti. Il compito dei bombardieri si complicava. Ciò nonostante, nel 1943 i bombardamenti alleati distrussero almeno 30 U-boat prima che l'assemblaggio fosse completato. Nonostante i pesanti rovesci subiti alla fine del 43, gli U-boat non erano ancora fuori gioco. I ricognitori Focke-Wulf Condor fecero la loro ricomparsa. A novembre furono affiancati dai quadrimotori Junker 290 e dagli idrovolanti a sei motori Blohm e Voss, nell'ultimo disperato tentativo di arrestare il flusso di rifornimenti e truppe americane verso l'altra sponda dell'Atlantico. Le missioni di ricognizione aerea ci informavano dettagliatamente sulle dimensioni dei convogli. Spesso c'erano 20 o 30 mercantili e forse 10 cacciatorpediniere, altre volte 15 tra cacciatorpediniere, fregate o corvette, navi più piccole ed anche una o due portaerei. In ogni caso, sapevamo con esattezza cosa aspettarci. Passavano ogni due o tre settimane. Dopo uno scalo di tre o cinque giorni a Murmansk in Russia, salpavano per tornare indietro. Allora li attaccavamo nuovamente se rientravano nel nostro raggio.
ma la nostra priorità era intercettare i convogli diretti a Murmansk carichi di aerei, blindati, munizioni, pezzi di artiglieria ed altro materiale bellico. Era molto più efficace affondare una nave a pieno carico che una che tornava indietro vuota. Per l'aviazione c'era ancora molto da fare. Il 10 marzo 1944 un Sunderland del 422 squadrone affondò l'U-625. L'8 luglio due Sunderland del 10 squadrone della RAF australiana in azione combinata con un Liberator del 105 distrussero l'U-243. Nello stesso anno la Marina britannica schierò altre 4 portaerei di scorta ed entrò in servizio l'ultimo modello di una classe di portaerei da supporto più piccole che navigavano con i convogli piuttosto che scortarli. Ma sempre nel 1944 una nuova invenzione venne in soccorso degli U-boat. Lo snorkel, il dispositivo che aspirava l'aria e la portava ai motori, permetteva di restare più a lungo in immersione. Uno sviluppo potenzialmente pericoloso. Già nel 1941 entrò in servizio l'U-boat del tipo 21, dotato della presa d'aria snorkel che permetteva ai sottomarini di usare i motori diesel in immersione. In questo modo potevano raggiungere una velocità di 16 nodi, impossibile con i sistemi convenzionali. I vascelli del tipo 21 avevano 18 camere di lancio dei siluri, 57 uomini d'equipaggio ed erano i più efficienti. Fossero stati operativi un anno prima, la battaglia dell'Atlantico sarebbe stata molto più lunga e difficile. I bombardieri alleati continuavano ad attaccare i porti sull'Atlantico. Nel 1944 gli americani inviarono 952 missioni contro Brest e la Palisse. Ma entro la fine dell'anno tutti i porti tedeschi sulla costa atlantica, con l'eccezione di Lorient, erano caduti. Ci fu un altro clamoroso successo. Nel novembre del 1944, i bombardieri Lancaster della RAF affondarono l'ultima grande nave da guerra tedesca, la Tirpitz, all'ancora nei pressi di Tromsø, in Norvegia. La corazzata Tirpitz era la nave gemella della Bismarck che tanti problemi aveva causato agli alleati nel maggio del 1941. Tra il maggio del 1940 e il novembre del 1944, almeno 700 aerei britannici della RAF o dell'aviazione della Marina avevano cercato di affondarla con mine, bombe o siluri in 33 diverse missioni. C'era il timore che potesse prendere il largo nell'Atlantico come la Bismarck e per prevenire questo la Marina aveva predisposto una grossa forza aeronavale nel porto di Scapa Flow con aerei, navi da guerra, incrociatori e cacciatorpediniere. L'affondamento della Tirpitz in un fiordo norvegese nel novembre del 1944 non solo liberò da una minaccia i convogli dell'Atlantico, ma permise alla Royal Navy di inviare le navi dislocate a Scapa Flow in altri scenari di guerra in tutto il mondo. Nel corso della battaglia dell'Atlantico, gli U-boat affondarono 2.603 mercantili e 175 vascelli di scorta. Più di 30.000 marinai persero la vita. I tedeschi persero 784 dei 1.162 U-boat in servizio. L'aviazione dette un contributo decisivo alla vittoria alleata. L'introduzione di ricognitori a lungo raggio, soprattutto il Liberator, spostò gli equilibri del conflitto. La breve stagione delle navi catapulta aveva aperto la strada ad una migliore difesa dei convogli. La costruzione di portaerei da scorta e dei versatili mercantili MAC segnò un'ulteriore svolta. Dopo la guerra, l'inchiesta sui bombardamenti britannici concluse che le incursioni sulla Germania avevano distrutto 111 potenziali U-boat, spezzando il processo di produzione. Fino alla metà del 1942 gli U-boat avevano dominato la scena. Mutuando le parole del duca di Wellington dopo la battaglia di Waterloo, per quasi 4 anni era stato un dannato testa a testa. Eravamo consapevoli della superiorità tecnologica degli inglesi e degli americani.
Avevano un enorme potenziale di produzione e impiego di armi tecnologicamente avanzate. Ci accorgemmo molto presto che dall'altra parte c'erano uomini coraggiosi e determinati. Nel 44 e nel 45, qualsiasi nostra illusione di superiorità era svanita. I nostri aerei erano inferiori e lo stesso valeva per i motori ed ogni altro equipaggiamento. Volavamo con motori sviluppati nel 1937 e mai perfezionati da allora. Erano solo stati resi più pesanti con i rivestimenti corazzati e gli armamenti. Ci diedero un certo vantaggio soltanto nei primi anni della guerra. Quando toccò a me, era già un'altra storia. Avevo 19 anni quando mi arruolai volontario in Marina. Ero giovane, sereno. Volevo solo far bene il mio lavoro. E alla fine ne siamo usciti. Ma quanti morti su quegli U-boat. Dovevamo farlo. Quando ripenso a quello spreco di vite umane, mi dico che non avevamo alternative. Comunque, io sono orgoglioso d'aver fatto il mio dovere. Ma è stato terribile.